Riscatto ottenuto, la Foppa va a Modena e rende la pariglia rispetto alla gara d'andata. Risultato in cassaforte e la certezza che la squadra è quasi arrivata al top. Giocatrici motivate, entusiasmo, affiatamento ed anche buone soluzioni tattiche oggi fanno della Foppa Pedretti forse la squadra più in forma del campionato. Mazzanti sopperisce all'assenza di Ortolani, influenzata con Bosetti in due. Vasileva e Piccinini in banda, Righetti e Nuco al centro, Signorile al palleggio e Merlo libero. Un attimo per scaldare i motori, poi la Foppa inizia ad imprimere il suo ritmo. Modena è avanti al primo timeout tecnico 8-5, ma la ricezione della Foppa innesca l'andamento e gli attacchi di Nuco e Vasileva fanno il resto. La Foppa piazza un micidiale 14-4 che la fa volare alla conquista del primo set. Il secondo inizia nello stesso modo con cui aveva chiuso il primo, portandosi in vantaggio 8-6 e poi dilatando il margine fino a quella che sembra una misura di sicurezza 16-11. Qui però l'orologio si inceppa e all'impennata d'orgoglio delle emiliane si aggiunge una flessione delle bergamasche, soprattutto in attacco sul 16-5. Ecco la svolta. Mazzanti decide che è arrivato il momento, così fuori il Signorile e dentro lo bianco, salutata da una nuova standing ovation. Vasileva ritrova la misura e lancia la Foppa al successo, ma l'ingresso di Lobianco giova un po' a tutte. Piccinini si esalta e duetta con lei a livelli stellari. Sul 24-21 però, quando la partita sembra già finita, Modena riapre ancora una volta i giochi e annulla 3 set ball, agguantando la Foppa sul 24-5. Ne esce una coda entusiasmante. La Foppa prova a chiudere. Modena annulla altri 4 match point e addirittura ne ha uno a disposizione sul 30-29. Vasileva però zittisce tutti, finisce 32-30, 3-0. Ora caccia alla vetta.